La problematica che si è ripresentata quindi all'inizio di quest'anno, ci racconti un po' com'è andata dal vostro punto di vista? Sì, noi siamo, come si dice di solito, siamo caduti dal pero perché attraverso un comunicato fornito da Alzano Futura siamo venuti a conoscenza della reintroduzione di una nuova strada in via Guglielmo d'Alzano. Preoccupati di cosa volesse dire questa nuova strada, abbiamo incominciato a chiedere informazioni, ci siamo attivati e ci siamo formati un po' come gruppo di cittadini appunto interessati da questa opera qua. A questo punto qua ci è sembrato giusto chiedere un incontro con il sindaco per avere maggiori chiarimenti, cosa che è stata fatta puntualmente. La cosa che ci ha stupito all'incontro col sindaco, a cui hanno partecipato una cinquantina di persone, è stata un po' la premessa dove il sindaco diceva: "Vabbè, voi direte le vostre opinioni, io dirò le mie, però alla fine dell'incontro resterò della mia opinione". Quindi ci è sembrato un po' una parziale chiusura. Ma detto questo, noi comunque alla fine dell'incontro abbiamo chiesto ufficialmente, presentando una PEC, di avere delle informazioni circa quella che poteva essere le motivazioni che hanno portato la Giunta a introdurre di nuovamente questa nuova strada. I comunicati, quelli che sono i documenti, ecco. E anche i documenti che invece avevano portato nel 2014 la Giunta Novaca a togliere invece questa strada qua. A questo punto qua cosa è successo? Che noi abbiamo aspettato del tempo, ma nello stesso tempo non avendo avuto una risposta immediata, abbiamo chiesto aiuto ad Alzano Viva per supportarci per quelle che potevano essere delle osservazioni da presentare entro il tempo opportuno, cose che poi dopo abbiamo fatto puntualmente, in questo senso. C'è da dire che attualmente, dopo 47 giorni, non è ancora arrivata nessuna risposta da parte del comune, risposta ufficiale circa. E grazie appunto ad Alzano Viva e a Alzano Futura siamo invece entrati in possesso di documentazioni che ci hanno permesso di capire che nel 2014 era stata stralciata la strada per delle motivazioni valide, ovvero che non c'era un reale costo-beneficio di quello che poteva essere la realizzazione di quest'opera rispetto appunto ai benefici che si potevano ottenere. Ma noi siamo seriamente preoccupati perché abbiamo un'ipotesi di strada molto impattante, per esempio in via Guglielmo d'Alzano, che adesso è un senso unico, si ipotizza di farla diventare a tre sensi di marcia, e quindi molto impattante, quindi dal punto di vista del traffico, dal punto di vista della svalutazione anche dell'area, ma poi in particolare in questo momento qua, dove appunto si parla di consumo di suolo, si parla di appunto di danni ambientali, andiamo a espropriare e a coprire una quantità di area verde notevole non avendo un reale dato oggettivo di utilità per la cittadinanza, considerando anche che poi nel 2014 si parlava di importi di 2 milioni di euro. Se si realizza adesso questa opera qua, sicuramente sono degli importi più grandi. Pertanto anche questo, come il comune e la giunta appunto del sindaco voglia utilizzare questi soldi, è molto importante anche per i cittadini. Questa è la nostra preoccupazione di base, ecco. Allora, questa questione ha una storia. Nel 2009 c'era un piano di governo del territorio che comprendeva la previsione di una strada. Questa strada poi è stata stralciata nel 2014 perché la nuova amministrazione si trovava in un periodo simile a questo in cui i cittadini possono fare osservazioni al piano e un cittadino aveva chiesto lo stralcio. Allora l'amministrazione, che cosa ha fatto? Non ha deciso sulla base dell'opinione personale del sindaco, ma ha commissionato uno studio a un centro studi traffico specializzato di Milano che ha fatto un'analisi approfondita dello stato di fatto, del traffico, della mobilità e soprattutto che ha analizzato diverse possibilità. Allora, l'amministrazione ha ricevuto da questo studio traffico un risultato che diceva: toglietela pure. Questa strada, questa previsione non serve, quindi sconsigliava di lasciare questa previsione di viabilità, di collegamento. A questo punto l'amministrazione di allora ha accolto le richieste dei cittadini.